2-0. Champion Mario Falcon. Bene, allora eccoci qua. Lucina contro Mario. Come predestinato. Esatto. Allora, sulla carta Lucina è molto fastidioso. Fastidiosa. Per Mario. Perché, insomma, solite cose. Ha una spada. Mario ha problemi di range. Infatti, come vedete, per ora si sta prendendo un po' di spadate. O anche high quality comment. Abbiamo anche gente non troppo esperta di Smash in chat, quindi cerchiamo di spiegare bene. Sì, sì, di far capire. Anche perché così è più divertente. Ok, allora guardate Bosco come utilizza bene la dash dance per muoversi e intercettare tutti i movimenti di Mario. Eccolo qua, punisce l'air dodge di Mario e la spot dodge, ma pessima. DI sarebbe l'influenza che puoi fare con lo stick per morire più tardi dopo. Ok, in altre parole, stai venendo sparato in un certo punto, puoi dare un input di posizionamento con lo stick e semplicemente diminuire il movimento che stai... Ah, oddio, l'ho spiegato malissimo. Sì, però penso che abbiano capito. Sì, sì, però... Quindi, ecco, abbiamo il juggling di Lucina. Beh sì, ma perché dovresti guardare necessariamente un torneo di un gioco a cui sai giocare? Cioè, magari stai, cioè, vorresti giocare al torneo se sai giocare. Però se non sei al torneo, però se non ci sei, guardi il torneo. Esatto, ma Arrigo è arrivato. Abbiamo Arrigo, guest che, star. Tra l'altro, l'hai vinta? No, abbiamo perso malissimo, adesso siamo in loser final. Ma è della double, stai parlando? Double, ma single? Single ho vinto contro l'MS. Allora, ti vediamo dopo. Sì, contro quest'uomo qua. Sì, oh, qua, cos'è? No, no, credimi, siamo 18, anzi, no, non siamo più 18, vabbè, comunque, non ne parliamo. Ma forse loro sono 18. Cioè, 18 non l'abbiamo mai visto noi. Sono spettatori. Ma noi non abbiamo mai visti 18, ah. Ok, ne abbiamo visti solo fino a 16, forse non è aggiornato completamente. Ma lui, perché dice siamo, se, vabbè. Comunque, siamo uno stock intero di vantaggio per Bosco qui. Si avvera, diciamo, quello che ho avevamo visto. Detto. Però Mario può ancora fare dei miracoli. Sì, sì, Mario, specialmente su Battlefield, gnaomo. Può fare le sue combo pazze. Ma visto adesso che si chiama gnaomo? Perché gnaomo? Cos'è, uno gnomo uomo? No, è uno gnaomo. Vabbè, uno gnomo è sempre uomo, nel senso. Omo? No, uomo. Oh, ecco, ci ha provato, avete visto, voleva portare Lucina in altissimo. Però, no. Per poco la spirata di Bosco lo salva. Ah, ma quello qui. Buona dash attack, cerca il fair spike sul salto. Qua a Pair Bear lo manda. Il combo. Ora la percentuale è simile, però c'è ancora. Ah, prova il gimp off stage. Down throw probabilmente. E non entra il fair dopo. Ok, Lucina in questo juggle potrebbe finire il game. Finisce sì, il game di nuovo. Finita. Non grande questa DI. Volevo di Mario. Che Mario quando Lucina lo dà un throw wow. Wow. Ciao Role. Ciao Role. Salutiamo Role. Secondo me è Mario Switch adesso. Credo che Gnaomo maini Mario, quindi lo vedo. Come? Sono Duban. Duban. Role. Ciao Role. Role. Che bello, ci sono tutti i nostri amici in chat. È vero. La più grande tornea. E però ora Bosco in maniera convincente si prende il primo game. Ciao a tutti, piacere. Tutti invitati al mio compleanno. In realtà ti hanno salutato tante persone che ti conoscono già e conosci anche tu. Quindi, però piacere. Ciao a tutti, piacere un cazzo. Lui va solo essere calpestato. Ciao anch'io. Grande sa anch'io cosa, essere amicizia. Calpestato o piacere? Gnaomo ci pensa, forse ha un secondo pick. Niente, però torna. No, dobbiamo aggiornare lo score. Ah giusto, è vero, funziona così. È una cosa che dobbiamo fare noi. Update, ok. Va bene, l'abbiamo fatto. 1-0 per Bosco. Beh, ci siamo io, Chimera e... Io, Mateto, piacere. I migliori di altro. Del mondo. I migliori del mondo, ma non di commentatori. No, no, il migliore del mondo di qualcosa. Non... Ok, si parte. Riprende Mario, forse è fiducioso. Ok, allora, back... Air, prova questo F-Tilt per mandarlo via. Buona questa grab. Voglio che mi insegni. Molto bravo. Bosco ha capito che con quella spada Bosco non è facile mettere paura nell'altro e farlo scudare. Mario. E condizionarlo tantissimo a venire grabbato in sostanza. E adesso con questo juggling di nuovo lo tiene al bordo. Chi è il socio? Chi è lo zio?
Vediamo, decidiamo. Tu sei il socio o lo zio? A me sta bene il socio. Perfetto, allora io sono lo zio. Quanti sono cosa? Bosco, gnomo. Sì. 1-0, 1-0. Oh, prova la read sulla roll. Ma niente, Mario salta. Matteo vive... come nel suo videogioco, del resto. Allora, side B. Vediamo l'edgeguard. Niente edgeguard. Niente edgeguard. Ok, fa un po' di nair lì a far paura, si ma fa... non funzionano. Non fa paura. Non fa paura. E chi è il? No, ma c'è il socio e lo zio. Lascia stare i nostri articoli, boh, cioè... Oh no, si suicida. Cazzo. Cioè, voleva fare tutt'altro. Ma io lo sburro. Felicità. Allora, prova questa io sul salto. Ok, pareggia immediatamente. Quindi, il tutto. Soft reset. Sì. Questi appair intanto portano soltanto 20 danni in realtà su Lucina. Buona questa combo però. Back air nella Mario. Grab. Oh, ottimo il chase sulla piattaforma. Non si può dire. Ah, un solo colpo del nair purtroppo. Grande Bosco che muore. E questo Mario prende il momentum. L'ha un po' perso. Vediamo se fa un po'. Rischia qua tantissimo. Sì, in effetti. Però ok, tornano in situazione on stage quantomeno. Ok. Nome in neutral. Vediamo se questa Lucina spedita. Perfetto, fuori. Mi piace come sta usando le palle di fuoco adesso Gnomo. Molto utili contro personaggi che non hanno proiettili. Infatti. Ti aiutano a darti un approccio, ecco. Però adesso Mario è inerme in aria, continua a prendere colpi di spada. Bannato Fuschioppi dalla chat. Peggiori commentatori di socio lo zio. Oh, quando ho detto che era un appair, è un appair. Stai calmino. Poi ha fatto sia up tilt che appair molto. Cioè, di seguito, velocemente. Dopo ce lo facciamo dire da Gnomo. Oh, vedi qua sto dissing. Questi non sanno chi sono io. Dopo lo vedranno, dopo lo vedranno. Vabbè, comunque. No. Suicidio di Gnomo, peccato. No, scusate. Hai sbagliato, zio, stai zitto. Ciao Kim, ciao Matteo. Oh, c'è Greta, c'è ciao Greta. Greta. È arrivata Greta. Grande festa. C'è anche Pioco. A me sta commentando nel coso. A me stavo commentando nel coso sbagliato. Dov'è Matteo? Sono qua. Oddio che voce soave, ma quale? Lo zio o il socio? Secondo me intendeva la tua. Oddio, oddio, sono arrivati tutti. C'è pure Luca. È finita. Ora sono soltanto loro. Fantastico. No, ma credo allora, che non sia assolutamente. Up smash. Raga, Bosco rischia tantissimo. Potremmo vedere il pareggio 1-1 di Gnaomo. Pareggiamo? Prova ad annacquarlo. Prova l'F smash. Ottimo back air. Lo manda off stage. Oh mio Dio. rischia. Madonna. Super deep. Prova l'up smash. Lucina deve cercare il gimp su Mario off stage. Mentre a Gnaomo basta Mario, smash Mario, che sta cercando, sì, tantissimo. Sta cercando tantissimo di fare. Ecco, sparisce? Forse. Ok, no, niente okay, gimp. Sono tornato. Adesso rischiosissima per Lucina. Situazione mega tesa. Tesissima. Sta recuperando Bosco. Ma vola altissimo con questo up B. Gnomo cerca questi up smash. Ci prova un sacco. Guarda, continua. Ma Bosco lo sa. Lo grabba. Lo manda off stage. Capito. Cerca nuovamente il gimp. Lo troverà. Lo trova. Questa volta unisce bene. Aggiorniamo lo score. Non lo lascia tornare on stage. Bosco recupera. Direi molto bene in realtà. Sì, sì. E non lo lascia. Non gli lascia prendere il pareggio. Quindi 2-0 per Bosco Lucina. Ragazzi, siete sintetizzati perché dopo c'è Chimera contro Arrigo. Hype, fidatevi. Super hype, raga. Noi andiamo al turno di Tech. Ciao. Va bene, poi vediamo. Poi diteci chi puzzava di più. Ciao raga, venite a seguire un torneo vero piemontese. Boh, quello a me sembra decisamente meno vero di questo. A me sembra abbastanza vero questo. meno male che abbiamo questa chat fedelissima. Suka che Gab. Bascia l'invasore al posto nostro. Viva il Piemonte, il Veneto. Sì. Viva Padova, sono sempre voluto essere padovano. Ok. Ancora Mario. Ok, ci crede, ma ci può stare. No, ci sta, ieri. La stava davvero vincendo. E tornano sullo stesso stage. Ma quindi siete gli i capi bene. Di questo torneo. Sì, non è vero. Matteo, come va la palla? Oggi bene, non mi fa niente. Assurdo. Niente prostata, ragazzi, sarete contenti. Allora, situazione di neutral in questo momento. Ma non siamo in Piemonte. Pochissimo. Tornato, però. Che rischio. Ho avuto paura per Mario. E io sto avendo paura per Mario, a dire il vero. Ha provato il tech. Ottimo il tech di Lucina.
che non so se sarebbe morta, ma poteva rischiare. È vero, perché non è centrato? Come funziona questo? Boh, non sta a noi fare queste cose. Noi, sì, no, com- infatti, noi commentiamo. Ma inoltre, Gab, che cazzo vuoi? Vai a fanculo. Gab ti odia. Sì, adesso. Cioè, davvero. Come si banna qualcuno da una chat? Mettete le vostre facce. Non so se c'è un modo. Cioè, c'è la webcam, ma non so. Ma che software di merda è? Qualcuno non sa. Se qualcuno sa usare Streamlabs OBS, o cercate, giuro che ci mostriamo. Cercate per noi, grazie. Perfetto. Comunque, allora, Gnaomo per il momento è di 100% di svantaggio. Ecco la sua opportunità di recuperare tutto. Ha recuperato. Però mista la piattaforma lì poteva essere una combo molto più secondo lunga. Secondo me ha recuperato. Sta raggiungendo le percentuali importanti. Diciamo che sì. Sì, sta, Luca, sta accumulando percentuale. Anch'io. Ha un'occasione. No, l'ha recuperato. L'ha recuperato. Scherzo, ha ragione. Questo dato è terribile. Non l'abbiamo fatto noi, ragazzi. L'ha fatto Jacopo, secondo me. Il Bekeir. Ok, quindi Gnaomo uno stock sotto. Questo potrebbe essere l'ultimo game per la sua winner bracket. Lo rivedremo nella loser. Nel caso. Con lo scudo che è durato 7 anni. Ok, però errore di errore di Bosco. Dai, si prende questa F-Smash. L'ha resettato. Quindi soft reset. Ok, iniziano gli appair di Mario. Appair. Io dico che bello sulla Oh, ottima read qui sulla roll. L'up smash. Non ha reversato l'up B. Lì probabilmente sarebbe stata kill. Grande Jacopo. Un saluto a Jacopo. I piedoni di Mario. In faccia. Madonna. Alla ragazza più bella del mondo. Bello questo. No, Kair. Ci ha sognato. Ragazza più bella del mondo, però no. Contro l'uomo più puzzolente del mondo. Ha vinto l'uomo. C'è anche una lore in questa storia. Cioè, un gnomo in un bosco. E poi. Foto piedoni. Dopo foto piedoni. Questo Nair di Lotina che non funziona mai. Almeno in questo set non ha mai funzionato bene. Guardate che belli i piedi di Mario. Come li utilizza bene quando torna on stage. Letteralmente tutti i suoi attacchi sono piedi. Un po' di gnomo. Gnomo si mette male in realtà. Deve vincerne tre. Piedi. Oh, prova il pugno. Prova. Riprova il Nair. Prova a punire il salto. Questa Lucina è quella originale. Perché, canon, raga. Fire Emblem Awakening. Tutte quelle cose. Prova, Matteo. È vero, PDM in Lucina, sul serio. Vediamo se. Ha provato. Ok, vediamo se Mario. Punish su due frame. Oh, bellissimi personaggi. Ma proverà ancora l'up smash. No, quello è. È down smash. Oh mio dio! Ha rischiato un casino lì. Entrambi in realtà. Riesce a tornare. Ed ecco l'up smash. L'ha fatto. E prende questo game. Gnaomo non ci sta. Gnaomo non si ferma qua. Vuole continuare a camminare in questo bosco. E facciamolo camminare. Incredibile. Intanto qua abbiamo. L'ha fatto. Sono nera. Adesso abbiamo tutti i personaggi della nostra chat. Meno male. Meno male che ci sono gli amici. Grazie amici. Allora, vediamo che personaggi usano. Leggo K-Rule. È Greta, giustamente, sì. Bello K-Rule. Era meglio quando non l'avevano nerfato. Poi Lucina e Palutena. Che personaggi bellissimi. Niente da dire. Bowser. Anche lui. Che personaggio, ragazzi. Ok, siamo su Stadium. Questo è il quarto game di questo set. Dietro abbiamo i combattenti. Scusatemi, ero distratto. Il mio co-commentatore si è distratto. Eccoci qua. Commento Chimera. Oh Gab, ma che ci fai ancora in chat? Vuol dire che il tuo torneo è talmente noioso che preferisci il nostro? Ma guarda che brutto layout, perché non vai a vedere il tuo di torneo? Eppure, vabbè, non te ne frega un cazzo il layout, ci piace succare. 20 spettatori, 28. Comunque, situazione abbastanza pari. Adesso Gnaomo prende un po' di momentum. Oddio, Gnaomo potrebbe portarlo all'uccisione, in realtà. Però potrebbe riversarsi. L'ha preso. Back throw. L'ha preso, lo lancia. Lo manda via. Gli sputa. Vediamo, prova. No, Gnaomo, reversato. Che rischio. Rischia tantissimo con questo Nair off stage. Oh, ma il vostro layout è bello, ma zero spettatori, noi 25. Come ma intanto successo, tra l'altro? Allora, Lucina non utilizza l'up B auto shield. È
Eh no, non si tecca in Veneto. Noi abbiamo il divertimento, non ci serve. Ha chiamato letteralmente i demoni e sono venuti. Chiamali tu la prossima volta e vedi se vengono. Feir Rosichi viene punito da questo back throw. Vogliamo questo Edgeguard che poteva risultare di nuovo in una catastrofe. No, appunto, scusa se i demoni mi vogliono bene. F-throw, no, ce l'ha via, gioco, ha fatto due danni con quella presa. Non due davvero, pochi però. Ma andiamo, riesco a finirlo, perché siamo bravissimi. Il socio lo zio. Ah, sbaglia la recovery, Mario, gnaomo. Madonna, gnaomo. Gnaomo, gnaomo. Lo manda via coi piedazzi. Ci resta? No. Prova il down smash. Lucina le prova tutte. Ma Mario con i suoi pedazzi, eccoli ancora. Che puzzano di me. Lo grabba. Porco. Back throw. Ma non so, non è il mio. Gnomo se vince entra nei demoni. Ci sta. Up no, smash. Ma no, ma resta, Gab, resta. Ma si sa che soltanto i pedazzi possono darti la vittoria in questo set. Il side B porta un vantaggio bello, grande per Bosco. Bosco non vuole morire. Però non tutto è perduto, perché tanto Lucina ha questo stock. Sì, ma voi dire quando giocate? Okay, Chimera dopo, Chimera il prossimo. Scusate se per il momento siamo un po' di parte, ma vogliamo vedere il game 5 da questi due competitors. Come l'ho detto? come lo, no, né in italiano né in inglese. Cioè proprio... vabbè. Vabbè. Back air. Crack della Monster. Crack della Monster. L'ha sentito. Crack, l'avete sentito? È vero comunque, è vero Monster? No, no. Era Lemon Soda di era Arrigo. Amen. Usi palutena, mi sa di boh, sì. Se vuoi. Se vuoi. Credo di sì. Anzi, smash. Se vuoi, no, vaffanculo. Ma ti conviene contro Down Smash. Donkey Kong? Bosco vuole diventare Hokage. Ma aspettate un attimo, Gnomo sta recuperando. Gnomo potrebbe recuperare. L'up smash che potrebbe recuperare, sì, ha giocato un ottimo stock per il momento. Sì, ma cerca l'occasione che non però, si presenta. Ah, per Gnomo forse, no, forse non ha il salto. No, ce l'ha. Bravissimo a tenersi il salto. Gnomo. E finisce ancora fuori, ma... È finita. Gnomo. Bosco punisce bene il salto. Se l'è giocata. Si prende questo 3-1. Troppo bravo Bosco. Bosco. Però ottima prova anche di Gnomo che ci ha fatto sognare. Se l'è meritato. Dov'è Bosco? Un commento. Andato sul culo. Bosco,